Salve a tutti amici, in questo video vediamo come superare il sacrario di Joe Sinnott su Zelda Tears of the Kingdom, ovviamente. Allora, entriamo e andiamo nella stanza a sinistra per andare a prendere il blocco. Questo blocco dovremo farlo passare attraverso la sagoma. In questo caso è molto semplice, basta girarsi e passare in questo modo. Perfetto. Quindi giriamoci in questo modo e lasciamolo cadere in modo che ci faccia da ponte. Ok, prendiamo la rincorsa e saltiamo. Bene. Adesso andiamo a destra e prendiamo quest'altro blocco. Ora non è più così facile farlo uscire, bisogna girarlo fino a fargli assumere questa forma. Va sdraiato, come potete vedere. Così non può passare. Quindi va portato in questo modo. Ok, giù e ci siamo. Mettiamolo prima qui, in questo modo, e possiamo andare a recuperare il contenuto del baule. Ecco fatto. Adesso possiamo riprendere il blocco e farlo passare dall'altra parte. Ci ho messo un po' a cercare di ricreare questa forma e vi faccio vedere che bisogna praticamente portarlo così. Però ecco, questa parte che adesso è in alto deve andare in basso, quindi bisogna girarlo verso l'alto. Così. Perfetto. E adesso passa. Benissimo. E va tenuto sdraiato e piazzato qui. È l'unico modo, altrimenti non possiamo fare la scaletta. Ok, quindi va messo in questo modo. E adesso abbiamo una scala. Quindi andiamo su. Qui. E abbiamo completato il sacrario. Spero di essere stato utile. Un saluto.